Ora come ora, entrare su internet per Amber penso sia un incubo. Non c'è, ho visto anche video, cioè andate anche in un video, andiamo in un video qualsiasi di Amber. Aquaman, Amber. Però non uno. Arthur, è lei, no? Adam was dedicated his role as she used his joint to practice all the fighting scene. Cioè, capito? È finita. Cioè, per lei è davvero finita. Cancel culture su di lei, totale. 30.000 wine per month. Amber probably destroyed close to the money this scene. Amber hair and red wine, fatality. More like Amber Turd. Amber Turds. Evening. Eccolo qua. Locks. That's why you felt comfortable having James Franco over the evening of May 22nd, 2016, Miss Heard? I do not know when James came over. Okay, let's remind you. Can we please pull up plaintiff's exhibit Cidella, questa bugata. Ok, facciamotelo ricordare. 304, which is already in evidence, and play. Ma se qualcuno dicesse della mia vita. Quindi, Marco, hai assassinato quel piccolo cagnolino quando eri per strada con un lanciafiamme? No, è sicuro che non l'ho fatto. Ok, facciamo vedere l'exhibit 5 quadro. From 254 through 439. Windows Media Player. È la cosa più spaventosa, altro Jim Franco. Camilla è brava, è anche una piccola viperina anche lei, eh? Perfetto per controbattere Amber. Tiene la prossima parte del controinterrogatorio di Johnny, non vedo l'ora. Fighissimo. C'è bisogno di mostrare questo? Ah, perché ora arriva lui? Ormai siamo tutti avvocati, un po'. È comunque interessante imparare le cose così, dal punto di vista di chi è avvocato non lo è. Oh. Cammina all'indietro, è un granchio. Questo è anche un atto d'amicizia, eh? That's you and Mr. Franco on May 22nd, 2016, right, Miss Heard? That's correct. And you're taking him up to the penthouses, aren't you? That's where I lived, yes. And it's past 11 p.m. at night, isn't that right? I'm not quite sure of the time. It looked like that. Why don't we pull that video back up? Ah, guarda. Minchia, manco un samurai può essere così la sua cazzo di spada. Quella penna l'ha inculata da sola. Forza, metti quel video. 22:51. Almost midnight, right? That's Or, excuse me, almost 11 o'clock at night. exactly. You knew Mr. Depp was out of town the week of May 21, 2016, didn't you? I don't know what I knew of his schedule at the time. You knew Mr. Depp was out of town on May 27th when you went to get the domestic violence restraining order, isn't that right? I don't know if I knew that at the time. You knew Mr. Depp was heading out on a European tour that week, isn't that right? I'm not quite sure what I understood of his schedule at that time. You knew he wouldn't be back for weeks, right? No, that's incorrect. Let's go back to that recording. Defendant's Exhibit 598. Ti prego, fammi vedere Jim Di Franco col cazzo di fuori, please. You testified that you and Mr. Depp were in the car outside of his studio. Is that right? Yes.
You were trying to prevent him from going into his studio to do drugs, right? Yeah, to effectively start another cycle. Right. Another cycle. Not that Mr. Depp was just trying to go into his house to see his daughter, right? His daughter might be one of the people that was in the house at that time, but that's neither here nor there. That your testimony is now him from entering a cycle. Your testimony is now that Mr. Depp does drugs in front of his children? Well, first of all, I know he does. Second of all, it wouldn't have mattered. It wouldn't have stopped him from using with his friends, which was the problem, not whether or not his daughter was there. Okay. Let's play. Ha detto, quindi stai testimoniando riguardo il fatto che Johnny si fa uso di droghe davanti ai suoi bambini. Le fa, so che lo fa. Please, defendants 598 at 4948 through 5035. Sono, infatti, queste che sono davvero potentissime come accuse. Sono parole forti quelle che usa Amber sempre. E il fatto è questo: o ti scavi la fossa così a fondo che è da stupidi dire mi sono scappato dalla fossa a quel punto, quindi continui, o c'è della verità di mezzo. Perciò io un po' di dubbio che lo metto sempre, perché sono troppo forti. E a volte reputo più probabile che ci sia un po' di verità invece che una persona sia così totalmente stupida da scavarsela ancora la fossa. Sarò troppo buono? I don't know, lo penso solamente davvero assurdo. 5035. Don't you upset your I'm itching. I don't want to be doing this. I want it just to... Why don't you just say, okay, baby, I understand. I'll go home and you do your thing, hang out with your daughter, and then I'll see you in a couple of hours and we'll talk about it. Is it that difficult to say that? Or you just fucking hate me and you want to be shitty about it? Please. Just fucking... It's not that difficult. Okay? Ci guardiamo questo e poi giochiamo. Amber Heard bombarda Johnny Depp di messaggi dopo che lui chiede un po' di spazio. You that role in Aquaman, didn't he? 120 E and Evans, you can publish. Messages have been redacted. All right, any objection? No, Your Honor. All right, 120 E and Evans, you can publish. Marco, se prendiamo in considerazione che Amber è borderline, possiamo capire perché dice queste cose in tribunale. Borderline o no, se perdi devi dare 50 milioni, quindi meglio che non fai la borderline. Perché a volte lo si fa, non lo si è. Monster is back, this is him. Sempre questa teatralità di merda, che palle fare l'attrice o l'attore. Dobbiamo sempre avere... Capisco benissimo, cioè odio tantissimo perché capisco benissimo questo. Ho letto oggi che volevano ridurre il suo stato su Aquaman. Cosa volevano dire? Che significa? Volevano togliere lo screen time? Ma credo, secondo te Amber potrebbe interpretare Gruntilda in una live action? Assolutamente sì. La vedo più come Edea quando ha il controllo di Artemisia. Non so chi ha giocato Final Fantasy 8, ma è presente Edea. Per chi non sa, ve lo faccio vedere, è davvero lei. Super cattiva solamente perché era soggiogata dal potere di una strega più forte. Cioè, ditemi voi se non è perfetta. Guarda qua. Ciao, imbroglio sempre. Starts with a text message from you to Mr. Depp on September 26, 2015, right? That is correct. You write, Monster is back. This is him. Did I read that right? That is correct. And then in the next message you write, quote, ran away, first sign of trouble. This is not the man you promised you would Trouble. Be. Did I read that correctly? That is correct. Then in the next one down you write, promised, swore to me you would be. That is right? Correct. The non-monster. Okay. Fine. Miss Heard, you're talking about Mr. Depp running away from you at the first sign of trouble, aren't you? No, I'm recognizing the clues at this point when he would run away at the first sign of trouble. Often that was a clue for me to know that he was back using again and that we were about to enter the next using again vuol dire drogarsi di nuovo. Phase of the cycle. And you describe his running away from you as the monster, right? That wasn't what was a monster. The monster is the man who beat me up. The running away was just attached to that. It was a sign, a signal to me as a clue, as somebody trying a sign, a signal, a clue. Cos'è? Put together clues that we were entering into that phase. In these messages, Ms. Heard.
Exactly. Monster isn't Mr. Depp doing drugs, is it? It was always the man who did drugs and beat me up. Yes, that's always been the monster. That's not what you're saying in these messages. That is exactly what I'm saying in the messages. You don't describe Mr. Depp being violent, do you? I do not describe that in this text message, no. So it's a cowardly monster this time? No. Okay. And going down the page, you write a long series of text messages to Mr. Depp that don't get a response. Is that correct? That is correct. You write, come groan, face the shit, and we can do anything. That is correct. You write, come groan, face the shit, and we can do anything. Quindi torna da me un po' più adulto, cresci, affronta la merda e possiamo fare qualsiasi cosa. Che manipolatrice di livello 0,1 veramente. Cioè proprio quando se ne va inizia a dire le cose belle. Cioè prima non ha detto nulla di bello, non ha detto una cosa buona su di lui. Ma ecco che diventa ispirante appena lui se ne va. Affronta la merda, questo è pure stimolante, affronta i tuoi demoni e potremo fare di tutto. Niente del genere è stato detto a voce, pazzesco. Proprio livello 1, manipolazione, la prima cosa. Cioè questo è il contrario del leone da tastiera. Ha più coraggio di dire cose belle allo schermo del telefono, della chat, invece che davanti. È semplice, è proprio una cagata. You go on a little later to... Come lo avresti manipolato? Ma non chiedermi sta cosa qua. E nelle relazioni ho sempre cercato di... Finiva sempre a merda, ma manipolazione non... Cerco sempre di non mentire. Say, please come home. Let's apologize. O di fare... O di comprare così, cioè, perché sta roba qua. Apologize to each together. And gli avrei detto amo Jack Sparrow. Come personaggio, amo, ti amavo, sono una tua fan, anche perché lo è palesemente Amber di Johnny. Avrei fatto questo. Continuing on page 77, you write, not go to bed mad. And then you say, sound okay? Sound like the priority in the long run? Come home. Don't be the monster. Be the man. Please. Please call me. Please. You're right. I don't want the monster. I need my man. Ma perché parlare sgrammaticato? Perché non abbiamo la minchiata qua che c'è qua in Italia che per sembrare di tutta ragione allora dobbiamo scrivere con i punti, con le virgole. Perciò penso che questo è un plauso che facciamo ad Amber. Scrivere sgrammaticato non è così male come cosa. I need to talk to you. Please, Johnny, don't force me to be something else to you. This is taking me for granted and I can never stop before this turns into something far darker. Describing yourself in that text message, right? The exact opposite. I'm trying to interrupt him starting a new cycle where he starts using again. He's not responding to you, Ms. Hurd. Yeah, that's why I'm trying to desperately stop him. Please answer the phone, you say. Doesn't this mean anything to you? And it goes on. And I won't read all these messages, but you're saying, please answer, over and over again. Right? It was very important to me. I was running out of time and I was trying desperately to stop him. He wasn't with you, Ms. Hurd. Exactly, which is how I knew it was about to get a lot worse. He would leave, use, and come back way worse, with way less reality, with more delusions. He'd be more drunk. He'd be more under the influence. I'm going to move to strike everything after. I've tried to stop that. Answer to her question. Your Honor, she was responding. I'll overrule the objection. That's fine. Thank you, Your Honor. L'abbiamo visto o è una cosa che ripete sempre? This is a situation where you were trying to get Mr. Depp to pay attention to you. Isn't that right? No, I was trying to stop him from using. And because he ran away from you at the first sign of trouble, you call him a monster, right? I was trying to stop him from... turning into the monster. The drugs are the key that opened the door. Who was the real monster? The door opened the monster in this relationship, Ms. Hurd. Lives in Johnny. Half of Johnny. It's not all of Johnny. The other half of him is wonderful and beautiful and the man I love.
è la cosa che mi fa più incazzare. È la roba che mi fa più incazzare di tutte quante. It's not all of Johnny. The relationship misheard lives in Johnny, half of Johnny. It's not all of Johnny. The other half of him is wonderful. The first sign of trouble, you call him a monster. Right? I was trying to stop him from turning into the monster. The drugs are the key that opened the door. Who is the real monster in this relationship, Miss Heard? Lives in Johnny, half of Johnny. It's not all of Johnny. The other half of him is wonderful and beautiful and the man I love. Ho grande difficoltà. Se devi mostrare il cazzo, perché questo è mostrare il cazzo, non si amano, se dice che si amano sta solo mostrando il cazzo, non è vero. Ma se hai il coraggio di mostrare il cazzo e dire che lo ami, dopo la merda che hanno mostrato di lei, sei una merda, sei una troia del cazzo. Se dopo tutto quello che hai fatto e che hanno mostrato continua a dire pure in presente che lo ami, sei la peggiore creatura che mai creata. Non puoi. Cioè, c'è una responsabilità dietro le parole lo amo che deve scontrarsi con una realtà che è molto più vicina al sostegno e all'aiuto di una persona, specialmente se quella persona, come dice lei, ha una metà mostruosa. È una cosa che non devi fare, se questo è il caso, lei è quello che crede, è mostrare la tua di parte mostruosa, perché questo è quello che ha fatto. Quando parlavano delle frasi che si dicevano, lei era molto brava a usare il plurale e dire sì, ci siamo detti delle cose veramente brutte, ci siamo detti delle cose veramente brutte. Non è un insulto, è un insulto pure verso di te. Cioè, dire tutti vuol dire che stai dicendo anche te. E arrivare a un punto dove dici ti amo, continui a dire ti amo, mandando avanti anche questa narrativa delle persone che sono fatte a metà. No, le persone sono un miscuglio di tutto quello che sono. Non ci possono essere delle parti che nascono dopo, brutte, che si sviluppano col tempo, magari che provengono da traumi e cose così, ma quello è nel cesto, tu te lo prendi. E che vuol dire che te lo prendi? Che non puoi trattarla come una cosa a parte, se esiste, se è il caso che esiste, non puoi trattarla come una cosa a parte e dire devi cancellarla e darmi l'uomo. Perché è tua responsabilità anche da moglie di aiutare. E non puoi dire ti amo dopo che fai la troia. Non puoi veramente dire ti amo dopo tutto quello che hai sentito. Perché arriva veramente a essere una roba per impietosire. Per vedere se c'è qualcuno in giuria che faccia oh, lo ama. È una bugia così semplice da captare, è davvero usuale vedere una cosa del genere, non c'è niente di complesso in questa roba qua, se non io che ci spendo parole, ma ce le spendo solamente perché mi fa una rabbia così grossa sapere che invece ancora oggi viene portata avanti questa cosa del se sei un mostro anche tu, allora posso esserlo anch'io, e se hai una parte buona anche tu, allora posso averla anch'io staccata dal mostro. Quando continuano a dire ti amo, mi fa arrabbiare, mi veramente divento uno scemo, non ce la faccio. I'd like you to take a look at plaintiff's exhibit 120F. There's another set of text messages between you and Mr. Depp, is that correct? Yes, that's correct. I'm going to move to admit and publish. Any objection? No, you're on. All right, 120F in evidence, you can publish. This is a set of text messages, and it's from October 2015. Do you see that? Yes, I do. In fact, you sent all of these messages to Mr. Depp on October 22nd, 2015, isn't that right? Oh. And again, I'm not going to read them all, but you start off again by trying to get Mr. Depp's attention, right? You write. Se non tutti sono capaci di guardare la parte peggiore di una persona, non tutti abbiamo qualcosa di negativo, ma siamo capaci di accettarlo negli altri. No, non sto parlando di questo. Sto dicendo che non è neanche una questione di accettare.
non è una questione da accettare, anche perché stiamo parlando di problemi di droga, di alcol, e sono problemi, ok? Non me ne ha fatto un cazzo che è ricchissimo, la fama, cioè sono problemi, punto e basta. Ti droghi, è un problema, bevi assai, è un problema, non me ne frega niente, niente, così. Perciò, che vuol dire accettare? Va bene, ma quando arrivi in un punto dove tu con questa persona te la sei sposata, ci hai fatto dei figli, e siete addirittura delle figure pubbliche, tu quella persona la aiuti, ma è la tua responsabilità, la aiuti. O al massimo, se sei incapace di aiutare, perché non tutti siamo bravi consiglieri, ti ficchi la lingua in culo e non la distruggi per poi darla per poi dare a quella persona del mostro. Sto solamente dicendo questo. Please come home. I was trying to stop another bender. You're right, please come home, right? That is correct. Please answer. Don't break us up. Please answer. Please. And continuing on page 97, you write, give me some peace of your heart. Schifosa. Please, no fight, I promise. No fight, I promise, lo deve promettere. Lo deve promettere. Deve promettere che non ci saranno battaglie. Non litigano, non litigano mai. No fights. Please, just pick up. Please give me 2 minutes. I'm dying. Please. And continuing on page 98, you write, please come home. Please come home, Baba. I am so... Baba. So sorry. I am so sorry. Di cosa? Actually, you didn't say Baba. You said baby. Apologies. Infatti, boh. Come on, Baba. Okay, you didn't say Baba. You say baby. And it goes on. Did I read those correctly? That is correct. That was another time I'm trying to stop. Another twist off. This is what would happen when Mr. Depp... Porca puttana, che cazzo è quel messaggio? ...try to take some space from you, right? No, this is what would happen when Johnny had moved into the next phase of the cycle, decided to use, no, and our lives were getting a lot worse at that point. Ms. Heard, I'm talking about your actions. This is what you would do to Mr. Depp when he would leave you. You would harangue him. I would try to... Isn't that correct? You would harangue him. Your Honor, at least let her answer the question. Sorry. Interrupting. That's fine. Go ahead and answer the question. I do not think I would characterize my behavior that way. I was trying to stop him from using. You were texting him incessantly. Isn't that correct, Ms. Heard? It was imperative for my life. Ms. Heard, it was very important my question is to me. Much more simple. You were texting him incessantly. I would yes try or no everything to Ms. get Heard? A hold of him and so to stop the cycle. That's a yes, right? I would try everything to stop the cycle. It was that important to me. And he's the monster for not responding to you. That's not what made him the monster. For needing space from you. The monster was not the guy who needed space. The monster was who he was when he came back. Not for doing drugs, Ms. Heard. Not for being violent. Just for needing space. That's when you called Mr. Depp the monster. Incorrect. Okay. Let's listen to Defendant's Exhibit 598C, which is already in evidence. Voglio tornare dalle mie ex a chiedere scusa a tutte. Questa è la sensazione che sto provando. Mando vocale a tutte con Aquaman. Secondo me qualcuno lo capisce. Dovresti, Marco. Che palle. Che mood di cazzo che ha creato questa roba. A prescindere dal caso in questione, è ributtante che questo sia lo stampo dei processi americani. Già, è un teatrino grottesco che se ne frega dei fatti e si basa su domande retoriche, aggressive, vuote, drammatiche solo per convincere la giuria. Già, questa cosa si può dire anche dell'avvocato che sta difendendo Johnny. No, no, no. Capisco benissimo che Amber crei questo nelle persone. Però è come dici tu, bro. È la cosa che un po' mi dà malinconia a me. Perché anche le donne possono abusare gli uomini. Oh, wow! Sembra che la gente è così contenta quando vengono dette queste cose che sembra che diventano vere da quando si ammette. No! Sono sempre state vere. È ovvio che siano sempre state vere. Ma non esiste il pianeta dove non è vera questa cosa. Però questa roba qua è veramente ridicola. Capisco che ha lavorato con Tim Burton, però forse l'ha girato troppo male. Già. Secondo me,
la cosa che premeva più a Johnny era la dignità, che aveva totalmente perso. Quando Amber al tempo si dichiarò abusata, io credetti subito a quella roba là. Senza motivo, cioè non facevo neanche ricerche. Mi sembrava assurdo pensare che qualcuno potesse mentire. Stupido, molto credulone, però questo è quello che accadde. Secondo me a molte persone. E per questo dico che è importante fare questa roba qua, perché un motivo per cui credetti subito a quella cosa era che ero piccolo, ero un po' scemo. È buono che tutti, fan e non, di queste persone vedano cosa sta succedendo, anche solo grazie a qualche clip o a robe così, perché devi avere veramente davanti quello che sono dietro la telecamera, dove tutto è bellissimo.